Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio portarvi un vlog un po' particolare. In passato avevo portato un video dove avevo parlato di giochi che ci fanno sognare. Oggi invece vorrei portare questo video su un'altra riflessione. Ho da poco tempo scaricato da GOG Daggerfall, che è un gioco del 96 che è stato recentemente rimasterizzato in modo gratuito, in modo amatoriale, in Unity. Certo, qui non c'è da sognare, c'è più da immaginare, ma pensateci bene, questo gioco potrebbe essere oggi scambiato per un indie. Certo, se non fosse uscito nel 96, ma oggi sarebbe uno degli indie migliori, il miglior GDR indie dell'anno probabilmente. E perché questo? Vi voglio raccontare la storia, la mia storia. All'inizio voi potete creare un personaggio, come succede anche in Skyrim e Oblivion, con la stessa libertà, se non maggior libertà. Si sceglie da quale territorio partire, quale razza interpretare, si può configurare tutto a mano o rispondere a delle domande. Altre domande invece possiamo risponderle per nel caso in cui volessimo, diciamo, creare il nostro background del personaggio. Bene. Io sono partito dal classico dungeon da cui iniziano tutti gli Elder Scrolls e ho faticato parecchio per uscirci. Sono morto numerose volte, mi sono dimenticato di salvare tante altre volte, ho sentito dei rumori sinistri che ho ignorato e che mi hanno portato poi ad essere una trappola mortale, orsi, idrofobi, imp, imbattibili perché non avevo con me una lama d'acciaio. Pure scheletri incavolati neri, insomma, scopro che questo gioco, inoltre, oltre alle skill di nuoto e di corsa, c'è pure quella per arrampicarsi. E quindi, beh, provo a farlo ed è una figata. Finalmente, alla fine, scopro dopo un'ora, scopro che c'è una leva segreta. Questa mi conduce ad una porta che comunque era nascosta, si è aperta e riesco finalmente ad uscire da questo dungeon iniziale. Una volta uscito, certo il panorama non è quello di Skyrim o di un Fallout, ma se guardate la mappa c'è tutta Tamriel. E io ho detto wow, è tutta generata proceduralmente. Potete attivarle e disattivarle, ci sono i fiumi, i rigagnoli, i porti, i villaggi, le città maggiori, i piccoli insediamenti. Decido allora di andare a Daggerfall. Nelle impostazioni di viaggio scelgo di viaggiare lento, con attenzione, fermandomi nelle locande la notte, anche perché è inverno e nel gioco c'è il susseguirsi delle stagioni. E vi dico, a parte qualche gestionale, quanti GDR ce l'hanno? Scelgo quindi, scelgo di evitare il più possibile gli imprevisti. Alla fine arrivo in città. La mappa è qualcosa di assolutamente immenso. E qui parliamo appunto del tema del video. Qui non fa sognare il gioco, fa immaginare. Perché ci sono decine di case, ma sono solo quadratini marroni. Però in quale altro gioco avete mai visto così tanti edifici in una città? Potete entrare in tutti, eh? Alcuni edifici colorati segnano i negozi, altri le locande, altre le gilde, altre possono diventare destinazioni di fetch quest che genererà a caso il gioco. Lo stesso vale anche per le location sulla mappa globale. Le missioni genereranno la location da raggiungere, tutto il relativo viaggio, il dungeon da fare. In città poi i dialoghi sono tanti e potete chiedere informazioni, chiedere di quest o di servizi. E potete addirittura comprarvi un carretto da portare con voi per trasportare più merci, un cavallo per viaggiare più veloci, la nave per viaggiare attraverso i mari, quindi tagliare tanta terraferma. Potete anche farvi prestare soldi dalla banca e comprarvi anche delle case in giro per il mondo di gioco, per Tamriel. Ovviamente questo non è che una minima parte di quello che il gioco ha da offrire e tutti questi servizi comunque ve li sudate in gioco perché non sono messi lì a poche monete, dovete lavorarci, dovete fare un sacco di cose. Il gioco è in inglese, però pensate a tutto quello che ha da offrire. I testi non sono poi così tanti, ormai con l'esperienza che tutti abbiamo a giocare anche solo le minime cose in inglese, secondo me con un po' di tempo il gioco vi dà il tempo di capire quello che sta dicendo.
Comunque, so che molti di voi comunque questo gioco Daggerfall lo conoscevano già. Ma riflettete su questo. A parere mio, il gioco è validissimo ancora oggi. Soprattutto rimasterizzato in Unity. Rimane superiore a tante produzioni odierne, che sono scialbe, anche AAA, non ho problemi a dirlo. La grafica in Unity non è così terribile, poi non è nuova, cioè insomma potrebbe appunto essere un indie al giorno d'oggi, e soprattutto gli alberi in 2D che ci girano intorno mi fanno morire dal ridere. Comunque, il dilemma è meglio una grafica fotorealistica o un gioco brutto graficamente che lascia tantissimo sconfinato spazio all'immaginazione? Ripeto ancora una volta la mia provocazione. Fosse uscito oggi, sarebbe un giocone indie giocato da tutti. I più giovani oggi probabilmente lo snobbano perché è vecchio, datato, brutto, insomma tutto quello che volete. Ma noi giocatori cosa cerchiamo davvero nei giochi? A parte lo svago ovviamente. Volete lo sfogo dell'immaginazione oppure il poter contare i peli sul braccio del vostro alter ego? Beh, con questo vi lascio. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.